Ciao, sono Riccardo Bologna di Arriba Arriba. Siamo a Rizzone, nella mia casa, e vi presento i materiali e le tavole per l'anno 2010. Abbiamo sviluppato delle tavole a seconda di ogni tipologia e a seconda dei vari gusti dei vari kiter. Una delle tavole che sta riscuotendo maggiore successo è la linea V. Sono tavole facili, subito istintive e sembra quasi di averle sempre avute nei piedi. Hanno un discreto flex. E come tutte le nostre tavole top di gamma sono costituite dai materiali migliori. Utilizziamo in tutte le nostre tavole il carbonio, accessori inserti in acciaio inox studiati apposta per il mare e i migliori legni. Questa tavola è una tavola studiata per il freestyle e il freeride, praticamente per potersi divertire in acqua senza dover ricercare le prestazioni del top di gamma per il freestyle. Abbiamo due grafiche diverse, ma ricordiamo che possiamo, a seconda delle varie esigenze, fare delle grafiche anche personalizzate, con i vari loghi, con i varie dediche o quant'altro. Possiamo personalizzare le tavole anche nelle misure, a seconda del peso e delle caratteristiche che uno desidera. Per il freestyle, studiata appositamente, abbiamo questa tavola che è la Styler e che ha delle particolarità, direi uniche. La cosa principale è che salta all'occhio è questa tipologia di bordo. Questo è un bordo sottovento, cioè quello che abbiamo sotto i talloni. Come potete notare ha due spigoli, questo praticamente facilita il fatto che quando si è in andatura la tavola si comporta come una qualsiasi tavola normale con un bordo normale, mentre quando si inclina la tavola per spingere nell'acqua e per poppare, quindi saltare, praticamente entra in funzione anche l'altro bordo. Abbiamo quindi due spigoli nell'acqua che mordono. Altre particolarità sono i taglietti sempre per avere più grip e questa svasatura che rende la tavola praticamente flessibile in questa parte senza che faccia questo svirgolamento, che è una cosa che le tavole non dovrebbero fare, le tavole da freestyle per avere un'ottima spinta, un ottimo grip. È una tavola abbastanza rigida, questo appunto per avere il massimo della spinta quando si cerca di saltare. La carena sono anche queste, sono carene laminate completamente in carbonio con una particolarità della concavità con i piattelli laterali piatti. Ora vi presento la nostra gamma di tavole da onda. Abbiamo puntato su una tavola costruita con una, direi, tecnologia particolare. Non sono tavole comuni, sono tavole direi uniche, a partire dal materiale stesso che viene utilizzato. Non vengono utilizzate il normale polistirolo rivestito o il vecchio tipo di Clarfon, bensì noi utilizziamo lo stesso materiale che viene utilizzato per le tavole da freestyle, cioè un PVC ad alta densità. PVC ad alta densità che viene laminato con resine epossidiche durissime. Questo conferisce alla tavola una rigidità e una resistenza agli urti e agli impatti unica, pur mantenendo sempre una notevole leggerezza. Come potete notare, la prua e la poppa sono protette da un bordo in ABS. Questo per facilitare, per impedire che ci siano colpi o comunque in caso di colpi per proteggere la tavola. Inoltre, qualora malauguratamente la tavola si dovesse segnare per un urto su uno scoglio o cose del genere, non c'è alcun tipo di problema. La tavola non assorbe acqua, è un PVC ad alta densità a cellula chiusa, quindi voi potete tranquillamente navigare anche con una tavola con un buco da parte a parte. Queste tavole si differenziano dalle tavole tradizionali per il fatto che non hanno volume o comunque è molto ridotto. Il volume viene lasciato esclusivamente sul bordo, che si presenta come i bordi delle classiche tavole da onda.
mentre invece la coperta è completamente scavata. Questo conferisce alla tavola il fatto che il rider, il waver, è sulla tavola con il baricentro più basso rispetto alle tavole tradizionali, che hanno spessori che vanno 4-5 cm. E quindi, avendo il baricentro più basso, si ha a parità di tavole si ha una stabilità migliore. Questo consente di effettuare dei bottom ad altissima velocità e ad avere sempre il controllo della tavola sotto i piedi. Abbiamo pensato a queste tavole con il sistema quad, cioè a 4 pinne. Riteniamo che sia uno dei sistemi migliori per il divertimento in acqua. Quindi abbiamo puntato sia sulle misure 5-7 fino alle 5-10 e 5-11, tutte quante con il sistema a quad. Poi abbiamo anche in catalogo un fish dalle misure che sono 5-8 per 20 pollici, che ha praticamente è dotato di tweezer, cioè 2 pinne solamente.